Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi facciamo conoscenza con il Samsung Wave Y, un telefono che appartiene alla famiglia Young, quindi quei telefoni che Samsung ha creato per un pubblico espressamente giovane, che quindi hanno una fascia di prezzo molto accattivante e delle forme anche non esageratamente complicate da portare in giro, quindi abbiamo a che fare con display un pochino più piccoli. L'elemento caratterizzante certamente di questo telefono è la presenza del sistema operativo. Samsung usa sulla famiglia Wave un sistema operativo che lei stessa ha sviluppato. Stiamo parlando di Bada, un sistema operativo che a mio giudizio ha dei margini di crescita. Secondo me nell'utilizzo si vede ancora che è necessario un processo di maturazione in alcune cose. Non nascondo che è la prima volta che ho a che fare con questo sistema operativo, quindi può anche essere che qualcosa mi sia un pochino sfuggito o che non l'abbia valutato in maniera completamente corretta. Devo dire però che la sensazione che ho è quella di usare un Android un po' vecchiotto, cioè che non sia ancora stato evoluto. Mi sembra di usare un Android delle prime versioni. Probabilmente ciò è dovuto dal fatto che Samsung ha utilizzato per l'interfaccia la sua classica Touch Wiz, quindi c'è una similitudine impressionante con le interfacce utilizzate sull'Android, ma questa cosa la ritroviamo anche nella grafica di tutti i menu, nel nome che è stato dato ad alcuni programmi, che proprio corrisponde esattamente ai programmi che troviamo anche su Android. E ultimo e non ultimo, addirittura come può essere gestito la creazione di collegamenti sul nostro desktop, andando a richiamare, tenendo premute le nostre icone, possiamo appunto aggiungere le icone nelle pagine che vogliamo. La procedura non è esattamente identica, ma è straordinariamente simile a quella che troviamo anche sull'Android. Poco male, non vuole essere una critica. Devo dire la verità che nell'utilizzarlo ci sono dei momenti in cui faccio fatica a capire in che cosa si differenzi per davvero e quale sia l'obiettivo da voler raggiungere con questo sistema. Un'altra cosa che mi dà da pensare a questo tipo di similitudine è la tendina delle notifiche. Abbiamo anche qui la tendina con il trascinamento dall'alto verso il basso, che ci permette di visualizzare le notifiche e di accedere a questi tasti rapidi per modificare più rapidamente alcune funzioni. Quella di Android arriva fino a giù, questa si ferma poco prima della metà del display. Poi vedremo magari qualche altro aspetto. Vediamo un attimo l'hardware di questo telefono. Parte frontale, display da 3,2 pollici, un display TFT di buonissima qualità, sia per quanto riguarda i colori che per quanto riguarda la capacità di sentire il tocco. Naturalmente stiamo parlando di un display capacitivo. Risoluzione 320x480 pixel, quindi diciamo stiamo nella fascia medio-bassa delle risoluzioni. Nella parte superiore troviamo sotto il vetro il sensore di prossimità, che farà oscurare il display quando lo avvicineremo all'orecchio durante una telefonata. Capsula auricolare, non è presente il sensore di luminosità, quindi dovremmo regolare manualmente la luminosità del nostro display. Parte bassa con un tasto fisico che corrisponde, diciamo, a un tasto home che ci porta sempre nella nostra pagina principale. Due tasti a sfioramento, che sono uno un tasto di fine chiamata, che può essere utilizzato anche come tasto di ritorno, o uno un tasto di origine delle chiamate, diciamo il classico tasto verde dei telefoni. Sento ogni tanto la mancanza di un altro tasto, tipo il menu contestuale di Android, per accedere a delle seconde funzioni del programma o della funzione che vogliamo attivare. Il cuore di questo telefono Bada è un processore single core da 832 MHz, quindi direi piuttosto reattivo considerando il tipo di telefono. La memoria è di 150 MB interni espandibili con micro SD,
Non ho trovato un dato preciso per quanto riguarda la memoria RAM, ma siccome sto provando anche il fratellino di questo telefono con la versione Android, che diciamo ricalca in maniera fedele le caratteristiche di base di questo telefono, lì ci sono 290 MB di memoria RAM. Non mi sembra una fesseria dire che probabilmente anche questo telefono ha un quantitativo di RAM simile a quello. Andando a vedere qualche aspetto, la parte telefonica anche qui una grafica che chi utilizza telefoni Samsung riconoscerà subito, dotata di ricerca intelligente, quindi possiamo trovare molto rapidamente i nostri contatti, il registro delle chiamate, un tasto per i preferiti. La parte telefonica è assolutamente nella media, buona la fedeltà della capsula auricolare, assolutamente valida anche la capacità di ricezione. Andiamo a vedere un altro elemento che trovo personalmente sempre molto importante nei telefoni, che è il browser. Abbiamo qui già caricato la home page del nostro blog. Ora vediamo un attimo di aprire questa notizia qui relativa ad HTC. Ecco, la pagina si sta caricando. Devo dire, le sensazioni che ho relativamente al browser sono di un browser che secondo me ha delle buone potenzialità di sviluppo, ma che in questo momento, sempre facendo il famoso raffronto con il browser di Android, è un filino indietro. Utilizzando, diciamo, l'Y con l'Android, quindi il fratellino, mi sembra che la navigazione, quindi a parità di hardware, a parità di condizioni radio e tutto quanto, sia un pochino più fluida di questa. È comunque assolutamente valida, cioè se si considera alcuni browser, che ogni tanto mi capita di provare su alcuni Android di fascia bassa, questo direi che va piuttosto bene. Però secondo me deve ancora maturare, no? Un po' come si dice. Altra cosa che si può visualizzare anche proprio da questo articolo che è caricato sul blog, in questo rettangolo nero sarebbe presente un video di YouTube, un collegamento a un video che abbiamo caricato. Il browser in questo caso mi chiede o di installare il Flash Player, cosa che non si può fare, o di aggiornare il browser a una versione più recente di HTML5. Questo sta a significare che manca la possibilità di vedere contenuti in flash all'interno della pagina e non so se non ho trovato il giusto collegamento o l'attivazione di una funzione, non sono riuscito neanche a far sì che di qui parta il collegamento al client YouTube per visualizzare il video tramite YouTube. Mi riprometto di provare ad approfondire un po' meglio questa cosa che al momento non sono riuscito ad attivare. Se la situazione è questa, trovo che sia una mancanza abbastanza seria, di questo browser. Penso che sarebbe bene colmarla. Detto questo, la navigazione è comunque, a mio giudizio, adeguata per un telefono di questa fascia di prezzo e per l'utilizzo che il suo probabile acquirente ne farà. Andando a vedere qualche altro software caricato sul telefono, direi che si può vedere Samsung Apps è praticamente la corrispondente versione del Market, però in questo caso troveremo i programmi dedicati al sistema operativo di Samsung. In realtà questo software lo troviamo precaricato anche sui telefoni Android di Samsung. Qui non c'è un market vero e proprio dedicato a BADA, utilizzeremo questo per accedere a una serie di programmi, ce ne sono parecchi di programmi, non sono mica pochi, molti dei quali sono anche gratuiti, direi che ci sono anche i più importanti e famosi. Abbiamo il client YouTube che è già precaricato sul telefono, il client Facebook l'ho scaricato senza nessun problema, un client Facebook che fa parte di quelle cose che secondo me devono essere un po' sviluppate, mi è sembrato un pochino lento nel muoversi. Abbiamo poi una galleria, la nostra cartellina delle impostazioni. Un programma precaricato con
l'instant messenger, quindi la possibilità di chattare rapidamente, un file manager abbastanza basico. Ecco, un'altra cosa che ogni tanto mi è capitato utilizzando questo telefono, mi è capitato un paio di volte navigando in internet e un'altra volta mentre accedevo al market, mi è uscito un messaggio di errore di memoria piena. Quindi probabilmente c'è una gestione della memoria che va a saturare la RAM o probabilmente manca un software interno che si prende il compito di parcheggiare le applicazioni che non stiamo utilizzando, addirittura di chiuderle. In realtà, tenendo premuto il tasto centrale, abbiamo una gestione attività che però dobbiamo chiudere manualmente. Niente, bisognerà vedere se questa è colpa di un'inefficienza del sistema operativo nel gestire il multitasking o se il quantitativo di RAM presente su questo telefono non è adeguato alle nostre esigenze. Bene, la parte fisica l'abbiamo già vista, quindi abbiamo qui sul lato sinistro il bilanciere per il volume. Nella parte destra tasto di accensione, nella parte bassa presa micro USB, nella parte posteriore abbiamo una fotocamera da soli 2 megapixel sprovvista di autofocus, di LED flash e che gira video soltanto a qualità 240x320 punti, quindi una risoluzione veramente molto bassa, altoparlante di sistema, nella parte alta presa per la cuffia da 3,5 mm. Cosa dire di questo telefono? Un telefono che secondo il mio giudizio ha delle caratteristiche adeguate al suo prezzo, un prezzo che oscilla intorno ai 100 euro, quindi non deluderà assolutamente, o quantomeno le prestazioni che offre sono adeguate al suo livello di prezzo. Ribadisco la sensazione che ho è che questo prodotto abbia necessità ancora di uno sviluppo per diventare un pochino più rapido, un pochino più efficiente in alcuni frangenti. Bene, per il momento è tutto per questo nuovo Wave Y. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.